Gentilissimo Guido, le scrivo dopo aver letto il suo breve articolo pubblicato sul numero di giovedì scorso dal periodico Vox Populi Italia. Sebbene riconosca in lei un discreto talento giornalistico, mi sono trovato in totale disaccordo su quasi tutto quello che ha detto. Settebagni, uno dei quartieri più estesi di Roma, non è, e cito testualmente, solo un insieme di palazzoni che si vedono passando con il treno. Ora, può essere che io sia di parte, ma la invito a ricredersi. Allegato alla presente troverà un taccuino, il mio taccuino, con cui se lei si fiderà, io la guiderò per un'intera giornata alla scoperta di questo quartiere. Si prenda un giorno, solo per lei. Uno di quei giorni in cui ha poco da fare. E alla mattina presto venga qui. Cordialmente, un affezionato lettore del vostro giornale. Le mie giornate molto tempo fa iniziavano proprio così, dalla stazione. Tutte le mattine, assieme ad altre decine di persone, facevo il percorso inverso al tuo. Tanti di noi lavorano in centro e il quartiere, lo noterai da te, si sviluppa proprio attorno alla ferrovia. Non perdiamoci in chiacchiere, però. Non c'è modo migliore di iniziare la giornata che facendo colazione da Silvestrini. Puoi scegliere tra un sacco di prelibatezze. Io ti consiglio il cornetto al cioccolato. Il sole sembra che aspetti quasi volontariamente di illuminare questo quartiere. Ormai ho perso il conto delle mattine che iniziano con un cielo grigio e poi si aprono con i caldi raggi di metà mattinata. Dal parco puoi vedere buona parte del quartiere basso, la Salaria Vecchia, quella nuova e tutte le case che si arrampicano sul colle. È un posto perfetto per camminare e prendere una boccata d'aria. Probabilmente vedrai anche la squadra di calcio del quartiere che si allena. Per iniziare a conoscere l'anima del posto, però, ti consiglio di passare in chiesa. Don Ruben è qui da un paio d'anni, ma già conosce bene i suoi fedeli. Da quanto tempo lei si trova a Settebagni? Da settembre del 2015. Fin da novembre del 2015 ho bussato molte porte perché si siano fatti dei lavori concreti qui in questa parrocchia, che è al servizio sì della fede dei nostri fedeli, ma penso, e l'ho notato subito, l'ho capito subito, anche della bellezza di questo quartiere, quindi serve anche a, diciamo, alla vita civile di questo quartiere, essendo la parrocchia in fondo la piazza del quartiere. E come si è trovato nell'esperienza di essere in una parrocchia di periferia, di un quartiere piccolo? Io sono sacerdote dal 2004, sono stato ordinato da Giovanni Paolo II e sono stato subito inviato in una parrocchia di periferia nel settore sud, a Laurentino 38. Però questa dimensione della periferia di cui parla tanto nostro Papa Francesco, e a cui ci tiene molto lui, e infatti lui le poche visite che ha fatto nelle parrocchie, le ha fatto appunto nelle parrocchie di periferia, e mi ha fatto quindi preparare quindi questo stare in periferia a questo ambiente che sì, a livello, ho trovato, come no, delle difficoltà e da questo che sì, viene un po' accennato da tutti, siamo ai confini insomma della città. C'è anche chi è qui da generazioni, come l'avvocato Altobelli, che sicuramente sarà lieta di riceverti. Ho saputo che lei fa parte di una delle famiglie storiche di Settebagni, quindi lei è nata e cresciuta qui. Sì, sì, sono nata e cresciuta qua nel senso proprio, nel vero senso della parola, perché sono nata peraltro in questa casa dove ci troviamo adesso, che è una delle prime case di Settebagni. In quanto mio nonno, diciamo, ha anche contribuito a bonificare la zona. Lui era un
un imprenditore agricolo, quindi aveva qui una grande azienda agricola e zootecnica. E quindi quali sono i vantaggi, secondo lei, di vivere in un centro come Sette Bagni piuttosto che al centro di Roma o in una grande città? I vantaggi sono notevoli, poiché come essendoci dei buoni collegamenti per muoversi, il vero pregio di abitare a Sette Bagni è questo. Quando io torno a casa qualche volta all'ora di pranzo, e lo facevo quando avevo i figli piccoli per controllarli, adesso lo faccio di meno, dico, però quando io torno mi dà l'idea sempre di stare in una realtà più vivibile per una persona. Ci si conosce e quindi non si è un numero qualsiasi, bensì c'hai ancora un nome, un cognome, una faccia, ed è piacevole andare in piazzetta a prendere il giornale e trovare l'occasione per dire buongiorno, cioè ancora c'è il saluto, il buongiorno, i rapporti umani sono molto più facilitati, perché è un contesto comunque contenuto, per quanto si sia allargato e quindi per quanto sia arrivata tanta gente, certamente sarebbe bello vederlo evoluto dal punto di vista dei servizi che può dare, però sicuramente è una realtà che va preservata, ecco, questo mi sento di dire. Ogni tanto fermati, guardati intorno. Questo è un posto strano, sospeso tra la metropoli e la campagna, tra il passato e il futuro. D'altro canto c'è chi a Sette Bagni ci si è ritrovato per lavoro, ma si è innamorato di questa realtà. Ho saputo che questa scuola è sempre stata molto attenta e vicina alla comunità. Infatti ho letto di questo primo laboratorio di giornalismo con la rivista Oltre la Scuola. Sì, in effetti è successo il primo giornalino scolastico, Oltre la Scuola, è stato realizzato quando io ancora non ero in questo istituto, ma sono arrivata l'anno successivo. Ne ho sentito però parlare molto, era un'attività sicuramente che ai ragazzi piaceva molto, perché il giornalino poi fatto a scuola da loro era sicuramente, li faceva sentire veramente partecipi di tutte le attività. E invece per quanto riguarda le attività extra che offre la vostra scuola? Ce ne sono di diversi tipi. Un'attività che sicuramente ha preso piede negli ultimi 3-4 anni è un progetto che coinvolge la stazione ferroviaria di Sette Bagni, che è il cosiddetto albero delle identità. Quindi in collaborazione con le Ferrovie dello Stato e con un'associazione che si chiama Happy Counseling, viene realizzato questo albero. È un mosaico in cui i ragazzi su delle foglie scrivono l'abilità che loro possiedono, che vorrebbero possedere. È stata anche riqualificata la stazione grazie a questo progetto. Spero che il pranzo sia di tuo gradimento. Da Ciro è come stare in famiglia, e poi se vuoi tentare la fortuna, gioca all'otto. Qui qualche anno fa hanno vinto un sacco di milioni. Beh, posto fortunato questo, no? Ah sì, poi c'è Gastone. No, con lui faccio sempre grandi chiacchierate. È un personaggio unico. Da solo rappresenta un po' tutti noi. Lo chiamiamo il professore. Appena siamo venuti qui a Sette Bagni, la gente dice, ma perché vai così lontano? Poi difficilmente raggiungibile. Certo. Invece la Salaria è diventata, l'hanno raddoppiata, perché questo tratto della Salaria, infatti, e fuori Sette Bagni, perché passava dove c'è Sette Bagni, passava questa strada qui. Questo è tutto nuovo. Ho capito. Di qua. Stare qua le offre molti vantaggi? I vantaggi è di non stare in un agglomerato troppo popolato. Sì. Perché nei luoghi molto popolati la gente sta in mezzo alla gente, ma è solo.
perché se ha un problema nessuno lo guarda, certo, nessuno invece lo... stando in un centro invece piccolo... qui c'è, allora insomma migliorano le amicizie, è più facile l'attività sociale e quindi io ecco è... se dovessi ricominciare la mia vita certamente lo farei, rifarei esattamente quello che ho fatto a Sette Bagni. Qui i ragazzi imparano fin da piccoli a sognare. Si organizzano spettacoli teatrali, c'è chi scrive poesie e chi ha girato decine di corti che sono finiti un po' ovunque, anche in TV. La cosa più straordinaria, però, è che nelle villette a schiera che si arrampicano su per le colline si nascondono personaggi singolari. Il più singolare, forse, è Moraldo Rossi, ex assistente di Fellini e re dei Caroselli. Ma l'era di Caroselli è finita? È stata una grande invenzione in Italia quella dei caroselli, perché hanno dato vita, hanno ridato vita al cinema. Ma quindi questo suo rapporto con Fellini, se vuole raccontarmi come è nato, come si è sviluppato? Con Fellini io sono stato amico tutta la vita, l'amico, perché lui era così. Si affezionava e se si affezionava rimaneva per sempre. Lui è diventato regista perché era uno dei cinque vitelloni nella sua mente e desiderava raccontare se stesso, ma se stesso non poteva raccontarlo. E mi ha dato una paginetta ed era l'idea di farmi fare l'attore col nome di Moraldo, facendo me stesso e individuando in me, impersonificando la sua personalità e la sua storia. Perciò Moraldo è l'unico che una bella mattina, una bella notte, si alza, va alla stazione ed era Moraldo che lasciava la provincia e andava dove? A Roma, naturalmente. L'anima di un posto, in fondo, la trovi lì, tra le persone, ma anche nei luoghi, nelle sensazioni, nei colori e nelle luci. Guarda un tramonto da lassù, dal quartiere alto. È il posto migliore per capire quanto sia unica questa Roma fuori le mura. Perché in fondo non c'è un posto che abbia amato più di questo quartiere. È Roma e non lo è. È come se la vedessi là in lontananza, ma la sentissi qua, nelle strade, nei vicoli, negli occhi delle persone. Dopotutto qualcuno un giorno ha detto: gli occhi, guardate gli occhi di una persona. Il resto è periferia.